Anna Maria Giancarli, al giorno d'oggi ci sono più persone che scrivono poesie che persone che acquistano libri di poesia, ma la poesia, anche all'Aquila, che valore ha ancora? La poesia ha sempre valore perché la poesia si interessa dei fondamenti proprio dell'umanità, del vivere, quindi non verrà mai meno. All'Aquila questo premio porta avanti un discorso sulla poesia molto importante, perché non solo nel corso di questi anni, tenendo sempre molto duro, abbiamo avuto un parterre di poeti a livello internazionale veramente eccellente. Oserei dire che pochi premi hanno avuto una presenza così autorevole, da Derek Walcott, premio Nobel per la poesia, a Yevtushenko, a Adonis, a Darwish, quindi a Benjelloun. Abbiamo avuto proprio veramente una presenza che ha dato luce alla città. Parliamo ora delle edizioni di quest'anno, quali saranno gli aspetti salienti? Quest'anno abbiamo 3 giornate intensissime perché nella prima giornata si presenteranno 3 libri, 3 autori appunto aquilani che hanno scritto dei saggi sulla Domia Bonanni perché come voi sapete il premio è stato ideato e fondato proprio per dare risalto, luce, per rispolverare da tutta il silenzio che si era accumulato sulla nostra scrittrice aquilana, una delle scrittrici più importanti del secondo Novecento, la Domia Bonanni. Allora, la prima giornata sarà dedicata appunto a questi 3 libri e la seconda invece sarà molto significativa perché porteremo come sempre il poeta cinese all'interno del carcere. Quest'anno siamo riusciti a riavere questo contatto con e quindi la possibilità di rientrare al carcere. Tra l'altro vorrei sottolineare che a noi arrivano comunque testi dei detenuti di tutta Italia e quindi anche questo è un aspetto particolare che dà veramente un significato ulteriore al premio. E poi ovviamente la giornata della premiazione che sarà appunto sabato mattina con le scuole e voi sapete anche la specificità di questo nostro premio che come giuria individua 3 poeti di livello nazionale e quindi ovviamente sempre autorevoli, però poi praticamente delegherà agli studenti ai quali vengono dati i 3 libri finalisti la scelta del super vincitore. Devo dire che tutti gli anni, al di là di quello che potrebbe sembrare insomma un atteggiamento diciamo poco analitico, poco serio, eccetera, dei ragazzi, per quanto riguarda invece la lettura dei testi di questi 3 libri, abbiamo trovato sempre una competenza, abbiamo sempre visto un interesse profondo, tanto che ci hanno ringraziato sempre dicendoci coinvolgeteci sempre di più. L'ultima domanda poteva essere anche la prima: chi era Laudomia Bonanni e secondo lei come Laudomia Bonanni giudicherebbe, avrebbe potuto giudicare questa fase politica attuale? Beh, Laudomia è insomma, una domanda molto complessa perché ovviamente già dicevo, per quanto riguarda la scrittura, Laudomia Bonanni sicuramente è una figura significativa, una signora della scrittura del secondo Novecento. Aquilana, sappiamo anche quanto fosse metodica Laudomia. Della scrittura ha fatto veramente una cifra della sua vita. E devo dire, sicuramente avrebbe, per quello che io ho diciamo, approfondito e studiato attraverso anche tutti gli Elzeviri che ha scritto, sarebbe orgogliosa del premio perché
anche, diciamo, a scapito anche di amicizie che avrebbero voluto inserirsi nella scrittura. Laudomia era molto, molto selettiva, voleva veramente il massimo da se stessa e dagli altri. Quindi questo premio che in effetti porta in questa città la poesia più significativa, di alta qualità, sicuramente questo premio sarebbe stato gradito a Laudomia.